Ciao ragazzi, sono Falconero e questo è un breve video per fare due chiacchiere insieme a voi sulle nuove RTX serie 3000. Voi sapete che io ho seguito durante questa ultima annata il mondo del ray tracing e appunto delle nuove schede RTX con la mia 2060. Adesso, dopo oggi, inizieremo ad affacciarci a un futuro che si prospetta piuttosto intrigante. Nelle ultime ore Nvidia ha infatti presentato la nuova linea delle sue RTX serie 3000 e diciamo che si prospetta un futuro particolarmente radioso, anche e soprattutto perché Nvidia ha adottato una politica estremamente aggressiva con dei prezzi estremamente concorrenziali, cosa che onestamente non mi sarei aspettato a priori, ma che mi ha anche abbastanza stupito. Ma entriamo un po' nel vivo. Allora, la prima scheda presentata è la 3070, che avrà 8 giga di memoria e avrà un prezzo di vendita annunciato per adesso, poi toccherà vedere col cambio, ma comunque ve ne parlo in dollari per adesso, di 499 dollari. Quindi, 8 giga, 499 dollari. È un prezzo che onestamente ci attendevamo tutti un pochino più alto, ma in realtà si è dimostrato sorprendentemente modesto rispetto alle potenzialità di una scheda che probabilmente sarà nei limiti di una RTX 2080 Ti. Poi dovremo vedere le specifiche, insomma, per adesso facciamo un discorso generale senza entrare troppo nel merito. Oltre alla 3070 è stata annunciata anche la nuova 3080, che avrà 10 giga di memoria a 699 dollari, ovvero il medesimo prezzo delle 2080. Quindi non si discosteranno dal prezzo del 2080, ma al contrario, vogliono proporre un prezzo che sia uguale. Questo è proprio una dichiarazione di guerra a qualsiasi tipo di concorrente sul mercato della serie, lo appoggiamo sul tavolo. Poi vedete voi chi ce l'ha più lungo. Ecco, ed è proprio questa la cosa che onestamente non mi sarei aspettato. Cioè, Nvidia in questo momento ha una posizione abbastanza dominante nel mercato delle schede grafiche e anche grazie a diversi accordi commerciali, diciamo che in ambito videoludico è vista un po' come il partito dominante. Alla luce di questo pensavo che avrebbero un po' capitalizzato su questo tipo di posizione dominante, proponendo dei prezzi che gli permettessero un guadagno effettivo. Questo 699 dollari mi lascia perplesso, perché vuol dire veramente che dietro a un prezzo così c'è il desiderio di diffondere la tecnologia piuttosto che di guadagnare tanto sulla singola scheda. Cioè, Nvidia da quando lanciò originariamente l'RTX, il ray tracing, ha fatto un lungo percorso e c'è stato un percorso di avvicinamento e di studio e di perfezionamento progressivo di queste tecnologie che hanno portato adesso a un lancio ormai imminente di schede il cui obiettivo è quello di entrare nelle case di tutti. Cioè, da questi prezzi noi non quello che traiamo è il chiaro intento di Nvidia di far sì che tutti prima o poi ne prendano una, perché in modo tale che tutti possano entrare nel mondo del ray tracing. Ed è particolarmente apprezzabile perché vuol dire che dietro c'è l'intenzione dell'industria videoludica tutta di rendere il ray tracing uno standard nell'arco di pochi anni. Oltre a questa 3080, però, ce n'è anche un'altra. Io ve la racconto così, quasi per dovere di cronaca, ma parliamo di uno ha anche paura a nominarla, ovvero la RTX 3090, una scheda con 24 e dicasi 24 giga di memoria, con HDMI 2.1, l'unica delle tre per cui è stato specificato, 8K come target, 1499 dollari. Allora, con questa credo che
si possano raggiungere delle vette finora inesplorate in ambito di gaming. Non so neanche se ci saranno nel brevissimo termine dei prodotti in grado di sfruttare con tanta bellezza e con tanta potenza, forse giusto Flight Simulator 2020, che insomma, credo che con questo tipo di scheda forse girerà in 4K e 60 frame, ma non lo so perché Flight Simulator è un po' un discorso a parte, ma tra i giochi per comuni mortali, fra i prodotti un po' così più normali, ecco, definiamoli più normali, credo che pochi arriveranno a esigere così tanta potenza per girare al massimo. Credo che la 380 sarà già di per sé una bella macchina per far girare tutto. La cosa comunque particolarmente apprezzabile di queste nuove schede, dal mio punto di vista, terrorizzato del surriscaldamento dei propri sistemi, è il sistema di raffreddamento delle linee. Devo dire che sembrano aver investito tanto e aver fatto molta ricerca su un sistema di raffreddamento che possa tenere effettivamente queste schede ad ampio regime, a massimo regime, senza sovraccaricarle, senza appesantirle, e mantenendole sempre fresche. Speriamo che appunto le nostre prove, quando sarà, potranno confermare questo tipo di previsione. Comunque, ragazzi, questo è per il momento. Allora, la linea 360, la scheda, la 3060, non è stata ancora annunciata, ma è presumibile che venga appunto svelata nel corso dei prossimi giorni, delle prossime settimane. Non so se ci saranno altri piani. Comunque, per adesso, questi sono i dati che abbiamo in mano. Queste sono le cose fondamentali da sapere. E cavolo, io non vedo l'ora di mettere mano a una di queste tre. Onestamente, credo che, investimenti permettendo, forse una 380 riusciamo a portarla a casa. Dipenderà anche dal prezzo di PS5 e di Series X, ma insomma, diciamo che mi piacerebbe quest'anno raccontarvi il mondo dell'RTX e del ray tracing con una 380. Vediamo che si riesce a fare. Ragazzi, io per ora vi saluto. Fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere cosa vi è sembrato di quello che avete visto, se intendete prenderne una, cosa pensate che possa accadere alle serie 2000, nel senso c'è tanta gente che aspettava questo annuncio per recuperare le serie 2000 a un prezzo più basso. Non aspettatevi grossi cali di prezzo, nell'immediato, secondo me, nell'immediato. Per cui, se non avete ancora fatto un investimento, ragazzi, e stavate aspettando questo annuncio per capire come muovervi, io vi consiglio vivamente di aspettare le prime prove di questa linea qui, da parte di chiunque, mia, ma anche di tanti altri che se ne occuperanno in maniera magari anche molto più specifica e tecnica di quanto potrò mai fare io, e eventualmente di mettere quel centone in più per magari prendervi una di queste schede di ultima generazione, perché è chiaro che a prescindere dal fatto che possano avere un prezzo uguale, avranno qualcosina in più, ok? A prescindere da quello che sarà il cambio, a prescindere da tutto, è chiaro che delle schede così saranno un po' il futuro, tra virgolette, per quanto sia una frase fatta, ma vedendo un po' il mondo del gaming verso quale direzione sta andando, la sensazione è che queste serie 3000 potranno veramente essere lo strumento specialmente per chi non vorrà lanciarsi su PS4, su PS5 o su Xbox Series X, saranno un po' la chiave per entrare, forse addirittura prima dei console gamer, nel mondo veramente next gen. Detto ciò, ragazzi, avremo tempo e modo di approfondire questo argomento in tutti i modi possibili, per cui per adesso io vi saluto, grazie come sempre per aver seguito il video. Se vi è piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate, insomma, le vostre riflessioni al riguardo di tutti i temi affrontati sono stati tanti e tanti saranno nel prossimo futuro, per cui ragazzi, io per ora vi saluto. E ci diamo appuntamento a brevissimo, per approfondire anche eventualmente gli annunci sulla 360, se dovessero essere fatti nel breve termine, e poi vediamo quando riusciremo a mettere le mani su una di queste, perché non so bene in Italia quando riusciremo a prenderle, però insomma, diciamo che cercherò di fare il possibile nei limiti di quello che posso fare in questo momento, che insomma è un momento un po' così, però comunque nei limiti, per averne una nel minor tempo possibile. Vorrei raccontarvi tutto quello che sarà il percorso di queste schede dall'inizio fino a quello che sarà la fine del suo ciclo vitale, però appunto ci saranno tante cose da vedere. Non vi ho parlato di Fortnite in ray tracing perché onestamente mi ha fatto male al cuore vedere annunciare, cioè veder partire l'annuncio con quello, ma mi rendo conto che commercialmente è una cosa
particolarmente importante per Nvidia come azienda, far vedere che ci sarà il ray tracing anche in Fortnite, però insomma a noi di Fortnite ci interessa relativamente, ecco, diciamo che con un RTX 380, se me la riesco a portare a casa, la useremo secondo me in maniera un po' più nobile, ecco, non me ne vogliono quelli che giocano a Fortnite o chi la prenderà per giocare a Fortnite, ma insomma credo che si possa usare per qualcosa di un pelino più appagante, ecco. Per cui ragazzi, io vi mando un abbraccio grande e noi ci vediamo alla prossima.